Signora, buongiorno. Buongiorno a lei. Cercavo un regalino, proprio come questo qui. Il prezzo? Allora, costa 25 franchi oppure 2500 Luga Points. 2500 Luga Points? E cosa sarebbe questo Luga Point? Un payment token, dunque a tutti gli effetti una criptovaluta approvata anche da FINMA e che viene spesa e accumulata all'interno del circuito. Capito? La città di Lugano stampa una sua moneta. Che si può spendere in 300 esercizi della città. Lo scopo è quello di incentivare la spesa in città e di portare un aiuto concreto ai commercianti e alle piccole e medie imprese della città di Lugano. Semplice, come pagare con la carta di credito o il telefono. Ma allora il vantaggio dov'è? Effettuando degli acquisti nei negozi che hanno aderito al circuito, l'utente riceve il 10% di quanto ha speso all'interno di un esercizio commerciale sotto forma di Luga, che può essere nuovamente speso poi all'interno del circuito. In sostanza è come beneficiare di uno sconto del 10%. E per i negozianti? È un vantaggio sotto tutti i punti di vista, anche perché nel negozio approdano persone che fino ad oggi magari nemmeno conoscevano l'azienda. Il Luga è una delle migliaia di criptovalute esistenti oggi. Ispirate alla regina di tutte le monete virtuali, il Bitcoin. In un domani potrebbe arrivare il Bitcoin. Sì. Lo accetterà? Subito. Non la spaventa? No, no. Secondo lei che cosa ci può ancora spaventare? No, 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 assolutamente. E il Bitcoin arriverà. Lo prevede il Plan B. Il piano B della città di Lugano. È un piano che mira a far diventare Lugano un centro d'eccellenza, un punto di riferimento a livello europeo per tutto quello che è legato alla tecnologia blockchain e Bitcoin. Il Bitcoin diventerà presto una valuta accettata in città. E ci si potrà pagare di tutto. Si parla teoricamente di qualsiasi importo che viene pagato alla città, quindi appunto la piccola tassa, l'affitto di uno spazio di proprietà della città, il parcheggio, perché bisogna il parcheggio. L'operazione per la città è neutra. Incasserà in Bitcoin e subito convertirà in franchi. Ma voi, questi Bitcoin, avete capito cosa sono? Nascono nel 2009 in risposta alla crisi finanziaria. Inventati da un anonimo, vorrebbero superare la finanza tradizionale. Niente banche centrali, il Bitcoin si genera da solo. Finché in circolazione non ce ne saranno 21 milioni e non uno di più. Da quando è nato, ha vissuto sulle montagne russe. Se nel 2009 avessi messo un solo franco in Bitcoin, oggi ne avrei più di 2 milioni. Lo sa bene il giovane zurighese Dadvan Yusuf. Ho comprato quest'auto per mio padre e ogni tanto me la lascia guidare. Sembra più comoda di quello che è. Non è così comoda in realtà. Anche una Rolls Royce può sembrare scomoda. Quando si è seduti su un patrimonio di svariate decine di milioni di franchi. Nel 2003 sono arrivato in Svizzera con la mia famiglia come rifugiato. Sono fuggito dall'Iraq, dal Kurdistan, dalla guerra. A 11 anni ho iniziato a investire in Bitcoin. A 12, 13 anni ho iniziato a vendere e comprare. Vendere quando saliva e comprare quando scendeva. Nel 2012 avevo più o meno $12,000 in Bitcoin. Ed era una bella somma. Il problema era che non avevo la più pallida idea di come riscuoterli. E questa è stata la mia più grande fortuna. Quel gruzzolo, infatti, cresce a dismisura. E a soli 17 anni Dadvan diventa un baby milionario. Secondo lui, le cripto sono a portata di tutti. Significa che anch'io potrei avere il successo che hai avuto tu. 100%, certo. Anzi, al 1000 per 1000. E se oggi un bitcoin vale quasi 20.000 franchi, per Dadvan il futuro non riserverà sorprese. Nei prossimi 5-10 anni il bitcoin arriverà a $1 milione. Fosse così, beato chi come Dadvan se li è comprati presto. Anch'io con i bitcoin mi sono comprata la macchina. Un po' più piccolina.
Ricordate? Anche la collega Eleonora Terzi aveva investito in Bitcoin. Questa mattina ho messo 100 euro nei Bitcoin. Sì. Ho fatto giusto, perché sono un po' preoccupata. Che fine ha fatto quel piccolo investimento? 100 euro investiti nell'aprile del 2018. Oggi quanto valgono? Oggi valgono 325 euro. 325 euro? Non è andata così male. No, non è andata male. 4 anni movimentati. Dopo 12 mesi, un primo crollo a 50 euro. 3 anni dopo, Eleonora ha sfiorato quota 1000. Per poi precipitare di nuovo al valore attuale. Comunque, alti, bassi, di fatto in 4 anni hai triplicato il tuo capitale iniziale. Non è male. No, non è male, anzi. Beh, provaci anche tu. Quasi, quasi. Oggi acquistare Bitcoin è molto semplice. Basta infilare una banconota in una macchina come questa e il gioco è fatto. Ecco. Ho acquistato 0,00396227 Bitcoin. I nostri Bitcoin si trovano ora su questo foglietto di carta. Una sorta di portamonete virtuale. Ho fatto un buon affare. Non lo posso garantire, ma se lei è disposto ad aspettare, io sono sicuro di sì. Siamo a Zurigo. La società di Simon Grilka distribuisce bancomat come questi. E ne sta riempiendo la Svizzera. La nostra idea è di creare qualcosa di fisico che esista nel mondo reale, perché per molti oggi le criptovalute sono ancora troppo astratte. I nostri 100 franchi si sono trasformati in un algoritmo crittografico. E ora? Ora lo posso mettere da parte come piccolo risparmio. Oppure posso scaricare un'app, un cosiddetto wallet per criptovalute, quindi scannerizzare questo codice e trasferire i bitcoin sul telefono. Scannerizzando il codice QR, i nostri bitcoin saranno sempre a portata di mano. Molti non acquistano bitcoin per poterli spendere, per fare acquisti, ma per fare degli investimenti sul lungo termine. App, foglietti di carta, codici. Ma siamo sicuri di aver fatto un buon investimento? Ne sono certo, anche se il futuro del Bitcoin non lo possiamo prevedere. Nessuna certezza, insomma. Allora, proviamo a spenderli. Direzione Rovereto. La Bitcoin Valley. E mi sa che è meglio sbrigarsi, perché se sono partito con 100 franchi da Lugano, ora me ne rimangono solo 90. Buongiorno. Posso avere un macchiato? Solo se accetta i bitcoin. Certamente, noi accettiamo bitcoin. Accetta i bitcoin? Ovvio che sì. Anche per un solo caffè? Certo. A Rovereto con i bitcoin si può bere al bar, mangiare la pizza, addirittura comprare il giornale. Io devo scannerizzare questo codice. Devo solo leggerlo. Ecco, fatto. Lei ha pagato 1,08 euro il caffè. Semplice. Una 70ina di esercenti si è così convertita al bitcoin. Però il mio caffè oggi costa 1, domani costa 2, tra 2 giorni costa 50 centesimi di euro. È così? Fa parte del gioco. Un gioco un po' pericoloso però per chi gestisce un'attività. Se io devo organizzare una cassa e incasso uno scheggio da 100 euro e il bitcoin mi va giù e non ho più incassato 100 euro ma ne incasso 70, ho un problema. Quindi a livello di attività incasso in bitcoin e ho sempre regolarizzato subito la cassa. Volatile sul breve termine, d'accordo. Ma sul lungo la tendenza sembra chiara. Capisco la paura del crollo, perché ma è crollato a 30 dollari nel 2015, è crollato a 300 dollari nel 2016. È crollato a 3.000 dollari nel 2018, è crollato a 20.000 quest'anno. Capisco che crollo faccia paura. Continua a crollare, cioè il prossimo Speriamo. Crollo a 270.000 euro. Speriamo continui a crollare in questa maniera. Sarà, ma i crolli sono vertiginosi. Il valore del Bitcoin può persino dimezzarsi nel giro di pochi giorni. Marco Amadori e Nicola Vaccari, gli inventori della Bitcoin Valley, non sono però preoccupati. Il problema è questo qua, io sono partito da Lugano, avevo 100 franchi nel portafoglio in bitcoin, sono arrivato a Rovereto, erano già 90. Torna domani.
vediamo che cosa succede. Eh sì, però questo è un metodo di pagamento, no, cioè, non può funzionare. No, no, no. Ma se davvero il valore del Bitcoin continuerà a salire, chi ce lo fa fare di spenderli? Anche perché se paghi una birra qua, sarà bello che tra 4 anni vedrai: oh, quella birra mi è costata come le ferie, che ne so, a Roma, una settimana. Conseguenza, in pochissimi li usano. Quante persone le pagano in Bitcoin? Ma siamo intorno al 5%. Una persona ogni 1000, ogni 5000. Ah, addirittura? Sì, pochissimi. Pochissimi. A 5 anni dall'arrivo del Bitcoin, la diffidenza rimane. Non paga in Bitcoin, eh? No. Non si è fatto contagiare ancora? No, e non mi farò contagiare, no? Se devo essere sincero. E ora anche lei con i soldi di carta. Come antica, signora. Perché sono quelli del papà, io uso il banco, ma... Non ha portato il wallet stamattina? Non mi sono aggiornata su questo, sinceramente, no. Scettica. Sono scettica, bravo. Io credo quello che vedo, di solito. Questo è il mio primo acquisto in Bitcoin. Ha un sapore strano. Non so se amaro... O agrodolce. O agrodolce. È certamente amara la scoperta che si legge sulla ricevuta. Su una spesa di 1,05 franco si pagano 43 centesimi di commissioni. Ma se non è la banca, chi le incassa? Sono i cosiddetti minatori. Fabrizio ci porta dentro la sua miniera di Bitcoin. Che cosa stanno facendo esattamente, allora, queste macchine? Stanno facendo calcoli matematici senza sosta. Calcoli? A cosa servono? Ecco come funziona una transazione in Bitcoin. Giulia vuole inviare 20 franchi a Francesco. Per farlo, le loro banche registrano e validano lo scambio. Con i Bitcoin, la transazione è diretta, senza intermediari. Le banche vengono sostituite da macchine come quelle di Fabrizio. È un po' come se queste macchine sostituissero chi dentro le banche scriveva sui libri contabili. Concettualmente sì. Queste stesse macchine generano i nuovi Bitcoin che vanno ai minatori come ricompensa. Tutto il lavoro che i miner fanno, ovvero confermare le transazioni, automaticamente producono nuovi Bitcoin. Questo sistema si chiama blockchain, è pubblico e non falsificabile. E divora un sacco di energia. Nel caso di Fabrizio, energia prodotta dal fiume Ticino. Energia pulita, ma che genera tantissimo calore. Però ecco, tutto il calore che stai sentendo... Questo è effetto di tutte le ventole che stanno girando. In questo momento lì hai circa 400 ventole che spingono. Quanto saranno? Quanti gradi? Allora, quando la farm è accesa al 100%, arriviamo tra i 55 e i 60 gradi all'interno della stanza. Faccio vedere le macchine che sono in lavanderia da questa parte. Questa è la tua miniera? Esatto, sì. Alla blockchain può partecipare chiunque. Anche uno studente ticinese come Nathan. È come se tu avessi una stampante di soldi in cantina. Effettivamente sì, il concetto più... il modo più semplice per spiegarla è quello, di base è quello che fa, perché sta generando delle valute che non sono valute tradizionali, ma sempre valute restano e possono essere tranquillamente convertite in franchi, sì. Niente male, ma quanto consumano? Siamo attorno ai 2 kW, quindi c'è anche una produzione di calore importante. In questo caso a me fa comodo perché in lavanderia la posso usare per asciugare i vestiti e d'inverno per scaldare il piano inferiore dove non c'è il riscaldamento. Nel frattempo le macchine producono soldi. Soldi veri. Questa stampante l'ho acquistata appunto con Ethereum ormai circa più o meno un anno fa da un sito svizzero. Ora molti offrono questa possibilità. Di base possono essere usate come i franchi, come gli euro, come qualsiasi altra valuta. Troppo bello per essere vero? Infatti, qualche aspetto negativo rimane. Questo è il tasto dolente, la bolletta della luce.
Sì, effettivamente è una bolletta comunque importante. Siamo attorno ai 330-340 franchi, considerando anche il consumo casalingo che va comunque tolto, quindi 200 più o meno 280 franchi al mese. Che pillola! E con bollette del genere il guadagno ne soffre. Nell'ultimo anno e mezzo ho avuto magari un guadagno netto massimo che possiamo attestare attorno ai 1500-1600 franchi al mese e un guadagno minimo invece che magari era di poche decine di franchi. Quindi come vedete cambia molto. Tempi duri per i minatori con i prezzi dell'energia che corrono. In questi scatoloni, 50 macchine di Fabrizio stanno per prendere il volo. In questo momento l'energia in Italia è veramente troppo alta e di conseguenza queste adesso sono pronte per essere collocate all'estero dove l'energia costa meno. Ma con l'ambiente come la mettiamo? Secondo l'Università di Cambridge, nel mondo i minatori consumano più di interi paesi come il Belgio o la Finlandia. Voi provate a pensare a quanta energia consumano tutti i centri di calcolo delle banche, delle borse, della finanza. Il consumo di Bitcoin in confronto è irrisorio, veramente irrisorio. È un prezzo che deve essere pagato, permette di evitarci la finanza cosiddetta tradizionale. Niente più banche, niente più carte di credito. E i rischi allora chi li assume? Lo spiega Paolo Dal Checco, esperto di sicurezza informatica. Il grosso potenziale della blockchain, cioè il fatto che è oggettiva, è distribuita, non c'è nessuno che la controlla, diventa anche il grosso rischio, cioè non c'è nessuno che ci tutela. Banalmente basta veramente leggere quella chiave o inquadrare questo QR code anche sullo schermo, no? Se uno dovesse inquadrare sullo schermo quel QR code, istantaneamente mi porta via tutto. Uscire i fondi e non c'è nessuno che può farci nulla e neanche capire chi è stato. Non solo, basta dimenticare la password e i propri bitcoin sono persi per sempre. Il tedesco Stefan Thomas ha perso così oltre 300 milioni di dollari. Ma non è tutto. Le transazioni sono irreversibili, non c'è modo di annullarle. Mentre con i bonifici noi chiamiamo la banca e ci sono un tot di giorni anche dove possono essere richiamati. Qui non c'è nessuno. Se vengono spostati dei fondi, nessuno mai potrà farli tornare indietro. È una sorta di far west della finanza. Che solo ora si sta tentando di regolamentare. Più diventa regolamentato il mondo delle cripto, più perde quello che era la motivazione iniziale e quindi potrebbe anche perdere utenti. Il mondo delle cripto funziona se ci sono tanti utenti che lo utilizzano. Se la circolarizzazione si riduce, potrebbe non funzionare più. In attesa di maggiori regole, non pochi ne stanno approfittando. Siamo davvero molto felici di dare vita alla nostra nuova moneta che coinvolgerà sempre più profondamente i nostri clienti che potranno così partecipare da vicino al nostro successo. La New Financial Technology sbarca a Lugano con la promessa di guadagni del 10% mensili sul capitale investito. Francesco ne ha messi 18.000. Sei mesi fa abbiamo scelto per questa avventura Lugano, capitale europea delle criptovalute. Il giochino era una compravendita delle stesse monete sfruttando le variazioni di prezzo di queste monete. Avevano creato dei software che facevano questi scambi in automatico e guadagnavano. Se sulla piattaforma A costa 10.000 e sulla piattaforma B costa 10.500, io compravo a 10.000 e vendevo a 10.500. Una sorta di macchina per far soldi che ha convinto migliaia di persone anche in Ticino. Le cifre partivano da un minimo di 10.000 euro fino a, anche a 200-300.000 euro. Tu conosci qualcuno che abbia investito così tanto? 300.000 no, ma sui 100 sì. Il gioco però improvvisamente si è rotto e i promotori sono spariti, con loro i soldi. Circa 100 milioni di euro. Vedendo comunque i risultati portati a casa dalla gente che l'ha fatto prima di me, mi sono fatto ingolosire da un guadagno facile e da una rendita mensile importante e l'ho fatto. La lezione?
qualche regola che valeva per la finanza tradizionale continua a valere anche nel mondo cripto. Il guadagno facile non esiste. La pura speculazione di guadagno con la criptomoneta ad oggi è veramente difficile. Sul mondo delle criptovalute, ancora pieno di incognite, la città di Lugano ha deciso di investire con il suo piano B. Formazione, mining sostenibile, pagamenti in criptovalute, fondi per attirare aziende e cervelli. Ad assistere la città di Lugano, una tra le società private più controverse del mondo cripto. Tether. Ma questa è un'altra storia.